Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti. Buongiorno! Oggi, ottavo giorno dopo il Natale, celebriamo la Santa Madre di Dio. Come i pastori in Betlemme, rimaniamo con lo sguardo fisso su di lei e sul bambino che tiene dal braccio. E in questo modo, mostrandoci Gesù, il Salvatore del mondo, lei, la Madre, ci benedice. Oggi la Madonna ci benedice tutti, tutti. Benedice il cammino di ogni uomo e ogni donna in quest'anno che si inizia e che sarà buono proprio nella misura in cui ciascuno avrà colto la bontà di Dio che Gesù è venuto a portare nel mondo. In effetti è la benedizione di Dio che dà sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati in questi giorni. E oggi la liturgia riporta l'antichissima benedizione con cui i sacerdoti israeliti benedicevano il popolo. Sentiamo bene. Recita così: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Questa è la benedizione antichissima. Per tre volte il sacerdote ripeteva il nome di Dio, Signore, stendendo le mani verso il popolo radunato. Nella Bibbia, infatti, il nome rappresenta la realtà stessa che viene invocata. E così porre il nome del Signore su una persona, una famiglia, una comunità, significa offrire loro la forza benefica che scaturisce da Lui.